Parliamo un attimo di regolamenti, ma anche qua sui regolamenti sappiate che l'arciere, tanto meglio l'istruttore, non dico che debba saperne di più di un arbitro, ma come minimo, ripeto come minimo deve saperne uguale, perché gli arbitri non sono lì per sapere le regole, sono lì per farle rispettare, quindi le regole le dovete sapere tutti voi al 100%, e ripeto al 100%. L'arco nudo, nonostante che l'arco nudo sia il capostipite di tutti noi, perché da quando è stata inventata la fita è stata nata nel 1933, hai voglia. E poi nel dopoguerra diciamo che si è un pochino più evoluta. Negli anni 50 esisteva solamente un arco in legno, neanche tecnanti, era solo un arco monolitico, e solamente alla fine degli anni 50 è stato permesso di mettere un mirino, quindi addirittura prima si doveva tirare per forza senza nessun ausilio, ausilio di mirino. Il mirino concursore è stato per la fita permesso di metterlo intorno alla fine degli anni 50. Qualche anno prima si poteva mettere solamente un punto di mira, o addirittura qualche anno prima si poteva mettere un falso scopo sul terreno per poter tirare. Nonostante questo, l'arco nudo è l'unico arco, parliamo di World Archery, ovviamente, è l'unico arco che è in continua evoluzione, che i regolamenti sono in continua evoluzione, tutti i momenti c'è qualcosa da controllare, da vedere. Al contrario, negli arti artiche, baffe, arco olimpico, che invece sono una volta ogni tanto, forse, cambia qualche regolamento. Allora, intanto, quali sono le caratteristiche salienti? Questo perché dire questo? Perché voi dovete essere i primi a conoscere non solo le regole, ma anche fare attenzione alle loro evoluzioni. Nessun arbitro vi deve venire a dire cosa è cambiato. Voi dovete tenervi aggiornati e essere sempre con le antenne tese su quelli che sono i regolamenti. Ok? Vero, no? Allora, intanto le caratteristiche salienti, vediamole velocemente, le sapete assolutamente, no? L'arco nudo deve passare. Fermatemi se c'è qualcosa che non. La finestra non deve essere passante, la parte laterale interna della finestra non deve essere di uscita la mira, sono vietati sulla corda quando recendi per bocca, naso, risetti, serving centrale. Il serving centrale deve finire fuori dal campo visivo, al massimo 2 cm di overbow, sono vietati indicatori a lungo. Il serving nel campo visivo, sembra che sia diventata la nuova regola da far rispettare a tutti i costi, siccome nel regolamento sta scritto di farlo, sembra che gli arbitri si siano tutto un tratto di far rispettare questa regola, e ripeto, se sta scritto sul regolamento, gli arbitri hanno tutto il diritto di farlo rispettare. Dovrebbe avere anche un pochino più di, oltre a questo diritto, di non farla rispettare, perché è una cosa tanto che non serve a niente, a meno che il serving non sia grosso e abbia un foro in mezzo, perché che il serving arrivi a questa altezza qua non serve assolutamente a niente. E io mi dispiaccio tutte le volte che vedo arbitri che fanno andare in ancoraggio per vedere dove va a finire il serving. Potrebbero tranquillamente non farlo, farebbero molta più bella figura sul rispetto dell'arciere e sul rispetto delle regole, a meno che, ripeto, non sia una cosa macroscopica, ma in quel caso si vedrebbe
Assolutamente. Nel caso non può servire, non ma serve. Secondo te per quale motivo proprio dall'arco nudo, a prescindere adesso dal serving, dalla presenza, eccetera, in continuo si evolve questa. Beh, in continuo, sì, secondo me, questa è una bella domanda. Perché sì, l'arco nudo sì, continuamente si evolve. Io non sono d'accordo che continuamente si evolve. Io sarei più d'accordo che l'arco nudo non si evolvesse, le caratteristiche iniziali si fermassero, cioè non ci siano. L'arco nudo deve essere l'arco nudo, non deve avere nessun link server, nessun niente di niente attaccato al. Io direi neanche il bottone di pressione, e lo vedremo, lo parleremo di setup, neanche il burger e neanche il REST. Quindi niente di così tecnologico. È un mio parere, un mio modestissimo parere, l'arco nudo deve essere anche per differenziarsi dall'arco libico, se no alla fine non è più la stessa cosa, no? Perché solo vi assicuro che il mirino è una cosa assolutamente ininfluente per quanto riguarda l'arco. Non hai risposto. Beh, non lo so perché ci sono queste evoluzioni. Io non l'ho mai fatta. Per piacere, arco nudo se ne inventano una ogni giorno. Beh, questa secondo me è frustrazione, il fatto che si inventino una cosa in continuo è solo frustrazione. Perché non è con l'aumento di questo, del materiale, con un nuovo bottone, quello da 90 euro funziona meglio di quello da 10 euro, quindi con 90 euro di bottone faccio più punti. Non è che con restare che costa 50 euro faccio più punti di quello da 1,50 euro. Purtroppo il materiale è assolutamente influente per quanto riguarda la tecnica di tiro, non parliamo poi dell'armonia. Teoricamente, lo vedremo quando faremo la messa a punto, teoricamente un arco, lasciamo stare l'arco olimpico dove ci sono dinamiche diverse, dove la precisione ha un carattere molto più importante per quanto riguarda i dettagli, faccio questa parentesi, nell'arco nudo se io trovo la freccia giusta, visto che ho il clicker e non devo avere questa famosa lunghezza amo a lungo più pollice tre quarti per poter utilizzare il clicker, io posso lavorare molto meglio sullo spine della freccia e quindi posso trovare con facilità, qualora la mia tecnica sia fine, posso trovare la freccia giusta. Se io ho la freccia giusta, il bottone non mi serve, ok? Ve lo assicuro nel modo più assoluto, non mi serve il bottone, più che il bottone mi serve il REST, e vedremo perché il REST è più importante. Non anticipiamo i tempi, quindi in definitiva il punto del REST sono consentiti, certo che sono consentiti, diciamo che ci sono, ci mancherebbe altro, che si vedono che non sono tra virgolette previste, ci mancherebbe altro, e quindi forse però ci sono tutti, tipo sulla padelletta è stata detta ogni cosa, certo, quella è certo, quella resta, certo. Cioè che io ci metto delle righe o che io non ci metto delle righe sulla padelletta, allora una volta per tutte le righe sulla padelletta non sono una usina la mia, almeno io la penso così. Se è possibile effettuare lo stream walking, se no eliminiamo lo stream walking, no? È molto semplice. Se è possibile eliminare lo stream walking, io devo avere la possibilità di posizionare la mano sulla corda con precisione. Se io non avessi la patelletta con le righe, io, come si faceva una volta, perché una volta era vietato mettere cuciture, mettere righe, era vietato, e l'arbitro ti metteva un nastro sulla patelletta addirittura, ed era anche vietato ad esempio correre sulla faccia, perché io dico tengo la mano, e vedremo quando parleremo di ancoraggi, era vietato spostare la mano, allora uno la porta sulla faccia, no, è vietato anche spostare sulla faccia, quindi fammi vedere che ancoraggio hai,
e quello lo devi tenere per tutto il tempo. Come facevano? Facevano un disegnino di una faccia, ok? Ti facevano andare in ancoraggio al controllo materiale e mettevano una X di dove era il tuo dito indice e il disegnino lo dovevi tenere sulla faretra, in modo tale che quando gli arbitri tiravano, quando gli arbitri vedevano tirare, scusa, questo quando? Negli anni 90, quindi neanche tanto tempo fa. Ma davvero? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi vedete bene che alle volte con l'evoluzione c'è poche regole ma precise. In effetti poi cosa cambia il fatto che io corra sulla faccia o corra sulla corda con precisione? Nulla, perché le catene cinetiche, le dinamiche legate al tiro dall'arco sono quelle che più importanti, sono quelle che poi formano il tiro. Non solo sono quelle che formano il tiro, ma sono quelle che formano la mira. Perché se io posso, avessi anche un mirino, avessi anche una diotra, non cambierebbe nulla. Non cambierebbe nulla se io non adotto quei sistemi e quella tecnica adeguata all'effettuare il tiro con precisione. Quindi piuttosto io preferirei avere... Cosa cambia se io non posso correre sulla corda? Beh, e vedremo con i sistemi di mira, miro da un'altra parte per colpirne, per colpirne, no? Avrò un ancoraggio tale che mi permette di stare in un range adeguato e vedremo che è quello che poi io consiglio di fare quel dopo. Tutto qua. Certo. Vediamo solo due parole ancora sulla corda, perché effettivamente quest'anno durante le gare indoor è per quello l'ho detto. Un paio di volte sono state segnalate. Ma è molto semplice ovviare a questo inconveniente. Allora, non ci sono dubbi che gli arbitri fanno il loro dovere e su questo non ci piove nel modo più assoluto. Questa regola c'è e questa regola. Io già sono andato, mi sono esposto già troppo dicendo potrebbero anche non farlo perché è una cosa talmente stupida che non ha ragione di essere fatta. Però se viene fatta, viene fatta. Non c'è dubbio che sono nel loro pieno diritto di farlo. Questo non c'è dubbio su questo. Come si fa? Beh, se si prova prima, davanti allo specchio o davanti a qualcuno. Allora, intanto... anche se non l'avete mai fatto e vi chiedono di andare in ancoraggio, se un tiro di campagna, vi diranno di andare in ancoraggio con lo string dei 50 metri. E voi prendete uno string tale che andando in ancoraggio, la fine del serving non vada all'altezza del occhio. E avete risolto tutti, ma proprio tutti i vostri problemi. Tutti i vostri problemi. Perché nessuno mi potrà mai dire ma prendi sottococca, ma sottococca tiro a 100 metri, non lo farò mai. Se fate il 3D vi diranno prendi la corda a 30 metri e voi prenderete questa cavolo di corda in modo tale che la fine del servi non vada nel mondo e avete risolto tutti i vostri problemi. Ecco perché, questo per finire, chiudere il cerchio, ecco perché è assolutamente inutile per gli arbitri far fare questa prova di acero. Tanto più in un indoor. Tanto, ovviamente, tanto più. Però, va bene, senza... No, comunque, resta il fatto che sono in pieno diritto di farlo. Dimmi, qualche precisione. In realtà, nel momento in cui noi facciamo le corde, fare un serving un pochino più lungo, più corto, ci cambia assolutamente nulla. La cosa sulla quale volevo provare a ragionare era il serving cambia di a questo punto forse avrebbe senso fare un serving cortissimo che mi prenda soltanto il punto di ancoraggio con la patelletta, il punto in cui... Ma il serving già si fa così, già si fa per quello che serve. E
è sempre una massa che noi aggiungiamo alla corda, che non fa altro che aumentare, abbassare la velocità della corda e definire una variabile poi nello spike dinamico delle frecce, che la vedremo più avanti. Già si fa così, già fatelo così. Se le corde le avete comprate fatte, o vi piace farle così, perché ognuno deve avere anche la facoltà, la libertà di farsi la corda come cavolo vuole, perché batto nel parabraccio, perché voglio avere anche un pezzo più sopra, è molto semplice, non vi dico, è un'elusione della regola, ma siccome è una regola che non serve, non viene dato l'uso. Comunque fatelo, no? Il consiglio è di fare poco serving sopra, però se fate poco serving sopra non ve lo consiglio, perché a 18 metri, con lo stand di 18 metri, tac, andrà sicuramente, già va la cocca, già va, già a 18 metri ci va la cocca, esattamente sull'occhio. Non parliamo poi del campagna, perché nel tiro di campagna ci sarà sicuramente, siccome ci sono anche le distanze sconosciute, quindi è possibile che da 5 a 50 metri ci sia di centimetro in centimetro, no? Quindi è impossibile che non ci sia un punto tale che non vada il serving nell'occhio, e questa è una ragione ancora in più per il fatto che questa regola è inutile. Per forza di cose ci sarà. Non parliamo quando a 5 metri magari ho tutta l'asta perfettamente in linea e uno dice stai mirando con l'asta, e l'asta va lì perché va lì quando tiro, e non è infatti è controproducente, ovviamente. Tutto qua, vediamo la pagina 2, che già se andiamo avanti così altro che 8 ore se ci fermiamo, eh. Va bene, quindi è consentito fare lo stream working, questo che abbiamo visto cos'è, sono vietati stabilizzatori, ma è consentito appesantire l'arco nella parte inferiore, interna e esterna, solo la parte inferiore, le frecce tenute in faretra devono essere tutte identiche, quindi su questo non ci sono stati dubbi. Devono essere perfettamente identiche, vuol dire una uguale all'altra, peso, dimensione, tutto. Anche il colore. Tutto, identica vuol dire identica, quindi non va bisogno di altre interpretazioni. Sono ammesse con le lezioni per le dita, sono ammesse smontatori di regolazione sopra i denti, è permesso usare un distanziatore tra le dita, una piastra di ancoraggio, anche metallica. La protezione delle dita può riportare un cinturone di cotone uniforme. Linee di forma e dimensioni, qua prima era la spaziatura, devono essere uniformi, ora questa dicitura è stata tolta dal regolamento, quindi non, le spaziature non devono essere, a quanto pare, non devono essere più uniformi. Apposta direttamente sul tavolo. Non sono ammessi in memoria o marcature aggiuntive di nessun genere. La lente dell'occhio non di mira, può essere come da benovetta, si può usare una benda sull'occhio, sono così come parabrace e torpedo. E queste cose qua sono semplicissime. L'arco deve corrispondere alla forma della zona. Ah, il lobo. Ecco qua, magari il lobo, visto che facciamo anche un po' di lobo. Allora, il lobo, come deve essere un lobo? Il lobo deve avere, anche qua fermatemi se c'è bisogno, non deve toccare nessun'altra parte dell'arco eccetto il soggetto. Allora, deve corrispondere. Quando armato la corda non deve toccare nessun'altra parte dell'arco eccetto l'alloggiamento dei tips. Quindi non come ricurvo che ha. No? Potrà essere costruito con qualsiasi materiale o combinazione di materiali, può essere smontabile ma solo in due pezzi, quindi con un attacco normalmente fatto a baionetta. L'impugnatura è di forma libera ma solo nella zona della griglia. L'esistenza di disassamento centrale è consentita. La parte posteriore e laterale della finestra non deve essere di uscita della mira, quindi non deve avere, normalmente si usa di mettere dei legni, dei, questo è vietato, e l'arbitro con un altro materiale potrebbe coprirlo con del nastro. La lunghezza minima dell'arco dovrà essere di 150 cm per gli under 20 e le donne, over 20, e di 160 cm per gli uomini, over 20. La lunghezza viene misurata quando l'arco è armato tra gli attacchi della corda passando lunghezza e tendine.
Quindi una volta che l'arco è armato, col centimetro si misura 160 e 150. Ok? Sono vietati sulla corda contrassegni per bocca, è permesso l'uso di silenziatori sulla corda, sempre per quanto riguarda l'uomo. Dovrà essere usato l'aggancio mediterraneo usando tre dita, una sopra e una sotto, oppure tre dita direttamente sotto la cocca. Il dito indice non dovrà essere posizionato a più di 2 mm dalla cocca, ma solo una delle due tecniche potrà essere adottata per tutta la gara. Ok? Addirittura se uso il guantino, e decido di utilizzare l'aggancio con le tre dita sotto la cocca, il guantino non si deve aprire, deve essere cucito. Così è. Sono vietati gli stabilizzatori, non è consentito. Certamente sì. Se io usassi il guantino non deve essere apribile. Se no posso usare una patelletta qualsiasi. Posso usare la patelletta anche prendendo con la presa mediterranea, posso usare anche la patelletta. No, perché con il lombò è vietata la piastra di ancoraggio. Quindi la patelletta deve essere senza piastra di ancoraggio. Con le patellette scuola così. Sono vietati gli stabilizzatori, le frecce devono essere di legno e quelle tenute in foresta devono essere tutte uguali. Quindi posso avere delle altre frecce, ma da un'altra parte eventualmente cambiarle se le ho fatte controllare da loro. Sono ammesse protezione per le dita, molti con lo bow, se avete visto, utilizzano solamente del cerotto sulle dita. Ecco, non è consentito usare la piastra di ancoraggio, è permesso usare il distanziatore tra le dita solo se esegue l'aggancio mediterraneo. Se si aggancia sotto cocca, la superficie della protezione delle dita dovrà essere senza interruzione e separazione, oppure avere la forma di salvavita unita tra di loro. Abbiamo già detto. Se l'arco ha un incavo poggia freccia, questo può essere usato come resta. Esso può essere coperto solo nella sua parte orizzontale, con qualsiasi tipo di materiale. La parte verticale della finestra dell'arco può essere protetta con materiale, ma non deve sporgere più di un centimetro al di sopra della freccia poggiata sul piatto, o essere più spesso di 3 mm misurato dalla parte del riser adiacente al materiale. Queste sono le limitazioni che con il lombò. La lente dell'occhio non di mira può essere completamente coperta, si può usare una benda sull'occhio, sono consentiti eccetera eccetera. Ok? Per finire quello che abbiamo detto prima, che è importantissimo, la conoscenza dei regolamenti e quindi continuo aggiornamento da parte del tecnico sono fondamentali, perché queste norme vincono e regolano la tecnica di tiro. Quindi voi dovete essere sempre sul pezzo per quanto riguarda. Ok?